Dio quando è preciso sta con scandaglio, ma com'è che cuci? Ma quanto costa questo? Un boato. Ma che un boato? È furto con scasso questo con scandaglio di merda, Dio cane. Guarda un po' quanto è bello. Non è come tu con la grill line. Fammi capire, quella grill line però sotto che è bianco cuci è fondale fangoso, che è? Eh certo. Però qui un forno non cambia un cazzo, Dio caro. Se trovi che ramo come te lo indica? Te lo indica. Tutto te nero? No, ti fa vedere proprio il ramo, non tutto nero. Ma sì? Certo. Mannaggia la madonna, mi tocca comprarlo, quanto costa? 450 euro. Mi tocca andare a fare un furto. Senti Francesco, dove la caliamo questa canna? Qui c'è sta una zona, mi ricordo io, che è parecchio buona, ma qui mi pare di avere un segnalino, vedremo, andiamo a vedere se è un ramo che dico io, perché qui c'è sta un ramo. Un rametto su forno. Il segnalino, la bottiglia? Credo di sì, credo che sia la bottiglia, Dio cane. Mannaggia la madonna. Dovrebbe stare a queste parti qua per di qui, eh? Noi vediamo se sta bottiglia in segnalino, sicuro ce l'hanno messo quando era. Amici tuoi rumeni ce l'hanno messo. I rumeni la barca non ce l'hanno. Ma sono amici tuoi però. Pillo un po' sta aperta. Ma oh, vedi che c'è stata la freschetta, vedi. Mamma mia che botta, oh! Hai sentito che scodata? Bellissima! Era sì, davanti a sta pianta qui. O era ma io, io la metterei no, più lì, sotto comunque, eh. Lì perché è tanto bassa l'acqua. Cioè, andiamoci un po' a vedere, no? Da quando è sta batteria? Gliela fanno facci 3 giorni? Questa ce ne fai una settimana. 100% gel? No, 100% trazione. Ballo continuo, insomma. Ternia alcolica, cirrosi epatica, queste cose così. Dici qualcosa sulla pescata, Francesco? Niente, là. Questa canna l'ho innescata, t'ho detto, con 2 boilers da 10, vedi l'innesco? Ma così via proprio il cavetano, però. Lo so, sto da cavetano qui, però se non mangia il cavetano il big fish potrebbe sempre incombere e mozzicare questo innesco. No. Ma allora questa che sempre trasversale come l'altra volta, eh? Ho capito. Ti ricordi? Tiravo. Dopo Dio cane mi ha slamato. Perché sarà una ambicciata sotto riva, eh. Ecco, qui già mi piace di più, eh. Qui sotto. Però vedi come sale il fondale 0,9 da 1,10. Ma qui sotto mi piace però a me, eh. 0,8. Qui sotto è bello, Francesco, eh. Mi ispira, eh. Io la metterei qua una canna, guarda. Allora andiamo a vedere lì la punta delle frasche, se è un pochino più alto, perché qui è 0,7, 0,6. Io andrei proprio sulle punte, non mi andando. Vedi se vedo forno? Non mi andando sto frascone. No, che vado sto frascone. Se vedo forno? Va piano, fammi vedere forno, porco Dio! se vedono i grufolati delle carpe, boh! Fammi riavvicinare un attimo qui. Naggia tutti i santi. Poi apostoli. Bigattini. Cioè, l'imbigattini, la sacchetta di imbigattini. Ecco, io qui lo vedo molto bene, eh. Attenzione. Ecco il fondale. Attenzione, proprio a ridosso del frascone. Guardate, tutti. Sì, ma qui è tanta poca acqua. Vabbè, 0,7. Dici che può andare? Io secondo me sì. Ti piace? È che tanto basta. Ma scusa, distanziamoci un po', no? C'ho paura se cala l'acqua, cala 20 centimetri, c'è un mezzo metro d'acqua. Ma tu distanziati un po' più su. Allora vado qui. Perché devo andare là? No, dopo certo. Se mi parte mi va là certo. Dentro. Allora vado là lì. Perché almeno bestemmi, capito? Un metro da mamma mia, zitto che rubiassi mai. Già hanno fatto tanto stamattina con mio padre, Dio un coronato vergine, non si trovava mai verso da venire via. Siamo a potà certe piante, mannaggia la madonna. E puglia le foglie, soffia le foglie, e cogli quelli rametti, e di qua e di là, mannaggia Cristo. T'ha rotto i coglioni, insomma, io. Che si pace, guarda un po' lì che sfumanciata. Prova un po' là dentro, scusa. No, proprio là dentro, eh. Davanti? Proprio davanti alle ramaglie. Andiamo a vedere, Dio porco, però a me qui non mi convince, lì dove stava quel ramo era più buono. E mettiamocelo allora, oh. Sta andando vicino perché sta a metà tra qui e la pianta, però. Il gommone si sgonfia comunque.
Lo sento, madonna puttana, sto pure senza giubbetto, a parte sono stronzo galleggio. Problema ci starà mai. Ma lì che è? Un posto di pesca, vedi? Da dove si viene giù? Non lo so. Questo è qualche amico tuo rumeno che l'ha fatto, eh? Sicuro. Che rumeneghe sti figli da troia. Io qui mi davo proprio da big fish. Oh. Come dicite, da big fish. Oh. Guarda qua. Sì, ma dagli casse. Botta addosso le piante. La mettiamo qui. Qui? Mi piace. Sei convinto, Francesco? Sì. Eh? Ora sono molto convinto. Voglio andare leggermente più lì e la caliamo. Ma con amore però la devi calare sta canna. Benissimo, benissimo. Ora facciamo un bello lavoretto. Vai, vai, vai! Con i bigattini. Ecco le boilers. Dure come i sassi. Sei fiducioso, Francesco? Diciamo di sì. Fammi alzare un attimo. Cosa ne pensi di questo ecoscandaglio che è il mio? Eccezionale, eccezionale. Per forza via la carpa dei 28 kg a Turano. C'hai cioè, questo scandaglio, voglio dire. Ma prima non ce l'avevo però, eh. L'ho fatto con quell'altro. Ah, no, non ce l'hai? No. L'ho fatto con quello da 200 euro. Poi mi si è sfornato. Guardate l'hotspot, ragazzi, proprio da paura, eh? Sotto il frascone, marginal al 100%, eh? Giusto, Francesco? Sì, marginal, che qui al Lago dei Nardi comunque sia, ogni tanto produce belle catture, diciamo. Anche se si può pescare stream attendo long range, malami, stream long range, perché... Perfetto. Ok. Spegni. Oppela. Ti ho pasturato, sì? Sì, ho pasturato poca roba, visto che avrò buttato una 25. Perché tu che fai a cosa tenti? Io a big fish. Pasturo poco e... È buono. Pasturo poco, roba buona e cerco di catturare la big fish della situazione.